voce dello scienziato francese, premio Nobel per la medicina, Luc Montagnier, padre delle ricerche sull'HIV, criticato in passato da alcuni scienziati per certe sue tesi. L'ipotesi è che ce virus sort du laboratoire de Wuhan. Secondo Montagnier, che parlava ad un podcast di medicina francese, il Covid-19 sarebbe stato accidentalmente rilasciato dai laboratori della città cinese nell'ultimo trimestre del 19. Montagnier, che ha studiato il genoma del Covid, sostiene che nel tentativo di trovare un vaccino contro l'HIV, gli scienziati cinesi avrebbero effettuato una sorta di contaminazione tra i due virus. A chi parla di complottismo, Montagnier replica: complottista è chi nasconde la verità. Le parole di Montagnier si inseriscono in un acceso dibattito internazionale sulle origini del virus. La comunità scientifica finora ha sostenuto la sua origine naturale. Tuttavia, sull'autorevole Washington Post compare un commento di Josh Rogin, secondo il quale già nel 2018 l'ambasciata americana a Pechino inviava dispacci allarmati a Washington sulle scarse condizioni di sicurezza del laboratorio di Wuhan. Anche sul Corriere della Sera Guido Olimpio riferisce di un altro commento di un giornalista specializzato, apparso sempre su Washington Post, secondo il quale tutto potrebbe essere nato per un errore del personale dei laboratori. L'intelligence americana intanto indaga e sostiene che al momento l'unica certezza è che le autorità di Pechino abbiano sin dall'inizio nascosto la gravità della crisi.